Buongiorno e buona giornata e buon inizio di fine settimana, questo venerdì 17 agosto, luglio 2020, quasi alle ore 10:20 del mattino. Bene, proprio come si vede dall'immagine di copertina, il logo del Baskin, ebbene sì. Innanzitutto, diciamo, devo comunque dire che al di fuori di ogni pigrizia, proprio già da ieri mi ero prefissato, ho detto domani mattina devo fare una piccola corsetta stile marcio perché oltre della questione un po' pangetta qui. Ma perché appunto martedì prossimo finalmente dopo tanti mesi ritornerò ad allenarmi con i miei compagni di Baskin di qui nella nostra cara città di Trani nella nuova struttura di zecca della Fortitudo House in Contrada Fontanella, quindi saluto tutti i miei compagni di squadra e anche i responsabili. Devo dire una corsetta che, certo, magari adesso, come si dice, sono a caldo e quindi un po' c'è ancora il ritmo. Poi, ovviamente, si sa, man mano che passano le ore, insomma, magari la fatica a livello muscolare si sentirà, ma comunque è una scelta che ho fatto, secondo me, più che giusta, anche perché credo, poi fortunatamente oggi, questa mattina qui a Trani, tempo un po' nuvoloso, ora magari sembra quasi che un pallido, timido sole voglia uscire fuori, può darsi magari nel corso delle ore, quindi martedì prossimo, ore 20, si torna finalmente in gamba a sì, fare canestro, ma come l'obiettivo del basking, anche a permettere a coloro che purtroppo stanno in carrozzella o hanno una precaria autonomia di movimento appunto a favorire per queste persone la possibilità di tirare a canestro, perché ricordo nel basking la cosa più importante, diciamo, noi sappiamo nel basket è fare più canestri dalla squadra avversaria. Certo, in una partita di basket è lo stesso, ma lo scopo più che altro è soprattutto l'inclusione appunto di coloro che senza alcuna colpa loro sono in uno stato psicofisico, comunque di patologia invalidante del movimento, e a me, ripeto, mi ritengo molto fortunato per questo, perché comunque, no, ho detto appunto, ho la possibilità di correre, di fare passeggiate, c'è chi sta in carrozzella e quindi, insomma, poi è ovvio, ognuno in base alla propria situazione, al proprio stile di vita, diciamo, si gestisce. Quindi dopo questa mattinata penso, vediamo se riuscirò anche domenica a fare un altro po' di corsetta. Poi penso, magari dopo averla fatta domenica mi stoppo, anche perché poi comunque lunedì ho il ritorno in una delle mie varie case, famiglie, diciamo, dell'ospedaletto, per l'orto con una mia cara amica che sarò pronto a sfotterla, vabbè, simpaticamente. E poi martedì
insomma, per me sarà una cosa tutta nuova la scoperta di questa struttura. E sì, ho visto, se andate sui vari social della Fortitudo Basket Train, trovate il video, meno di un minuto, con il capitano della prima squadra, Stefano Di Lauro, che appunto mostra un po' l'ambiente. È ovvio, però, diciamo, un conto è, come tutte le cose, vederle attraverso un filtro, quindi uno schermo, e un altro è vedere una cosa dal vivo. E questo, secondo me, vale per tutte le cose, come ad esempio andare a teatro, vedere un'opera teatrale, rispetto a magari vedere un film dove, chissà, magari anche in base all'orario, diciamo, una persona può cadere nel sonno. Quindi, vabbè, sono altre cose. Comunque, ho detto, la cosa più importante, finalmente non vedevo l'ora di rimettermi un po' in moto, in movimento. Certo, io comunque adoro comunque camminare, fare passeggiate. Ora che in estate bisogna approfittarne tantissimo, e non vedo l'ora altrettanto di passare per questa nuova casa della Fortitudo Trani insieme ai miei compagni del basket. E ovviamente, anche se per la corsetta non mi sono servito di qui, della coroncina del rosario di Međugorje, ma ovviamente la fede spirituale è quella che cerco sempre di portare avanti. Difatti, ieri, a proposito di questo, ho partecipato all'adorazione, cioè in realtà rosario, messa e adorazione eucaristica presso la parrocchia qui vicino casa mia, dello Spirito Santo, adorazione diciamo animata e gestita da noi del gruppo del rinnovamento nello Spirito Santo. Momento dove io comunque ho espresso anche un momento di lode, di ringraziamento a Gesù, perché io, come penso in tanti, se siamo in fase di ripresa in tutto, emotiva, psicologica, lo dobbiamo a Lui. Certo, ci mettiamo anche del nostro, però, come si dice, almeno come mio pensiero di fede spirituale, ricordiamoci che qualcuno, ecco, qualcuno appunto è Gesù, si è sacrificato, è stato veramente maltrattato sulla croce, e lo ha fatto in sacrificio per noi. Quindi questo suo sacrificio dobbiamo ripagarlo con una vita degna e comportandoci da vere persone umane, da veri cristiani. E beh, ormai lo sappiamo, in giro purtroppo c'è tanta cattiveria, ma noi dobbiamo cercare sempre di vedere il lato positivo, il lato buono. E comunque, ora che mi accingo quasi ai 10 minuti, quindi vorrei concludere. Voglio ringraziare gli ultimi iscritti al canale, perché insomma, piano piano stiamo raggiungendo i 20 iscritti. Grazie amici, io non mi ritengo nessuno importante, anzi, colui che è più importante di tutto e di tutti è proprio Gesù. Quindi, e io poi adoro chi, nonostante magari una sua figura lavorativa di rilievo, invece tiene sempre lo sguardo ben saldo a terra, come
perché, ripeto, tutti i lavori sono, bisogna onorarli, hanno un onore. Anche perché, vabbè, diciamo la frase dice lavoro nobilita l'uomo, io dico però anche la donna, ovviamente. E quindi, insomma, ne dobbiamo essere consapevoli di vivere una vita dignitosa al meglio. Lo dico io che magari quando c'è un nostro momento un po' particolare, io uso sempre l'arma del dialogo e aiuto. Aiuta tanto, certo a volte ci si sfoghi in altra maniera e comunque, beh. Io vi saluto, ho sforato un po' i 10 minuti, vi ringrazio, quindi spero, ovviamente, se correrò di nuovo domenica, di nuovo un primo mattino, un'oretta più o meno, e poi martedì l'allenamento del basket. Ringrazio di nuovo gli amici di Lega Ambiente per la bellissima serata che abbiamo passato insieme. Per me Lega Ambiente è una nuova e ricca avventura che sono sicuro mi darà tantissime soddisfazioni. Grazie a tutti, alla prossima. In onore del bardo Michele Posa, il solito saluto. Ciao!